Buongiorno ragazzi, per chi volesse sostenere il canale lo può fare gratis. Agli utenti che guardano questo canale non costa nulla. Iscrizione gratis e campanellina. Non vogliamo donazioni, non vogliamo soldi. Teneteveli per voi o se volete fare un regalo a questo canale, come dico da 3 anni, donate ad un gattile o a un canile. Quale Giuse? Quello più vicino a casa vostra. Soprattutto in questo periodo dove tanti pezzi di merda, chiedo scusa per la parola, vanno in ferie e abbandonano gli animali. Non entriamo in questo argomento perché altrimenti, guarda, mi sento male. Io che dormo con un cane e con un gatto. Quindi lasciamo perdere chi abbandona gli animali perché altrimenti, cioè, mi rovino la domenica. Lasciamo perdere. Quindi iscrizione gratis. Chi guarda le live, i contenuti, ora torneremo con le live. I contenuti sono di libero accesso, non chiediamo abbonati, abbonamenti, teneteveli per voi i soldi. Oppure, se ci volete fare un regalo, donate ad un canile, ad un gattile e mandateci una mail per far vedere a quale gattile e canile avete donato. Detto questo, io un po' ho giocato a calcio, non sono arrivato da grande ad altissimi livelli, ma nelle giovanili sì, ho avuto modo di giocare con gente come Flacchi per molto poco tempo. Con Flacchi ho fatto un torneo internazionale ed ho giocato un mese in prestito all'Isolotto, ma ho giocato per 3 anni con Lorenzo Stovini. Lorenzo Stovini, 120 presenze in Serie A, Catania, Lecce, Vicenza, il Vicenza di Guidolin, ve lo ricordate? Lorenzo Stovini fece rigore su Ronaldo, sul fenomeno a Milano. Dopo la partita io mi ricordo sempre che ci sentimmo e lui mi disse: "Guarda, Giuse, non l'ho nemmeno toccato, si è buttato". Me lo disse in maniera molto colorita, fiorentino doc anche lui. Saluto anche Lorenzo, anche se i miei video lui non li guarda quasi mai. Devo mettere in carica, scusate, se no mi si blocca tutto. Ecco qua, ho messo in carica, quindi. Quando io giocavo con Lorenzo Stovini, difensore da 130 presenze in Serie A, un difensore che ha marcato Batistuta, Ronaldo, a quei tempi i centravanti erano forti in Italia, cioè a livello qualitativo in quegli anni lì, parlo di 20 anni fa, cioè il calcio italiano era tantissima roba rispetto a ora, trovavi degli attaccanti, c'era Baggio, c'era Del Piero, c'erano tutti questi, e lui li ha marcati tutti. Ma nel mio piccolo, quando io giocavo con lui, che capitava anche delle volte io giocassi play, quindi io lui ce l'avevo dietro perché lui era centrale, difensivo. Un difensore, tolgo il banner, un difensore, per fare il difensore, dove vuoi andare a parare, Giuse? Se stai calmo e aspetti un attimino, te lo dico dove voglio andare a parare, che già mi girano i coglioni per ieri sera. Te lo dico. Un difensore deve saper marcare. Deve saper stare sull'uomo. Deve riuscire a capire i tempi delle entrate. Deve riuscire a gestire le marcature preventive. Un difensore che si voglia chiamare difensore. Non deve essere irruento, non deve essere troppo istintivo. Un difensore da Inter ti parlo io, eh. Difensore deve saper fare. In pratica dei movimenti anche per proteggere l'eventuale errore del compagno. Questo deve fare un difensore. E tranne Acerbi, in questa squadra non c'è nessuno che sa fare queste cose qua. Nessuno. Perché anche Bastoni è bravo a livello difensivo, molto più bravo nella fase propositiva. Per uscire con la palla, perché Bastoni è una fonte di gioco che anche ieri hanno messo Messias su Bastoni, hanno messo una gabbia su Calhanoglu. Ormai ci conoscono, lo sanno come giochiamo. Per quello ti dico che davanti serve un centrale non come il pane, come l'acqua nel deserto serve un centrale difensivo a questa squadra e lo sappiamo tutti, ma serve anche, visto che quando questa squadra non ha un livello ottimale di condizione atletica va in difficoltà perché i ragazzi fuori classe in questa squadra ce ne sono pochi. Perché serve gente che salta l'uomo, tranne Thuram, in questa squadra l'uomo non salta nessuno. Parliamoci sinceramente tra di noi, diciamoci le cose come le stanno. È inutile fare i voli pindarici. Tranne Thuram, in questa squadra l'uomo non lo salta nessuno. Nessuno.
Perché Thuram ti punta e decide lui come saltarti, sia atleticamente o con la tecnica. E Thuram, quando punta l'uomo, 9 su 10 lo salta sempre. Tranne lui, il deserto. Io parlo di superiorità numerica, di saltare l'uomo. Perché? Perché quando non sei in condizioni atletiche, con le gambe ottimali, con le gambe pesanti come a me ieri, addirittura le gambe dei giocatori sono ancora piene di tossine, bisogna dire anche questo, perché il Genoa correva molto molto di più e l'unica paura era quella che il Genoa corresse molto più di noi. Ma anche in condizioni normali, quando sei in forma, se te non vai a 1000, visto che non hai fuori l'asse in squadra e non crei superiorità numerica, visto che ormai hanno capito tutti e le nostre fonti di gioco sono due, Bastoni e Çalhanoğlu, ripeto. Ieri l'hanno detto anche i telecronisti, se ci fate caso. Ieri hanno fatto due gabbie, hanno fatto una gabbia su Çalhanoğlu ed eri costretto comunque a giocare sull'esterno, ma non sull'esterno e basta. Ti hanno fatto giocare sulla destra perché ti hanno bloccato anche la fonte di gioco di sinistra con Messias. Sto dicendo delle robe semplici che sappiamo tutti, lo sto facendo, cioè, non sto parlando di fantascienza. Mi seguite? Motivo per cui davanti serve uno che sappia saltare l'uomo. Stamattina è venuto fuori, io ci credo poco, io non faccio mercato, non ho fonti. È venuto fuori il nome di Chiesa. Chiesa potrebbe essere un giocatore perfetto per completare il nostro attacco, anche se è un giocatore da ricostruire, un giocatore che viene da tanti infortuni ed è un giocatore da spostare sulla fascia 90 minuti. Visto i tanti infortuni, visto gli strappi, il modo di giocare che ha, non lo puoi tenere più sulla fascia 90 minuti. Ma è un giocatore che a noi farebbe molto, molto comodo davanti. Che ci manca uno che strappa, uno che faccia gli strappi, uno che salti l'uomo davanti, ci manca. Perché ormai del centrale dietro non ne parliamo nemmeno più. Lo sanno anche i bambini di 3 anni e ci manca un centrale. Ieri, comunque, io ho visto un buon comportamento da parte dei giocatori dell'Inter, perché sono usciti incazzati e questa è una cosa incoraggiante, vuol dire che ancora hanno fame, ma ho visto delle gambe pesanti, ho visto le tossine. È saltato il video? È saltato il video, ragazzi. Capito? Quindi ho visto un atteggiamento, ho visto comunque un atteggiamento positivo perché i giocatori sono usciti incazzati e questa è una cosa che mi fa stare sereno. Vuol dire che hanno ancora fame. È saltato il video per circa 30 secondi, non avevo messo il PC in carica, avevo sbagliato spina, scusate, ma comunque quello che fondamentalmente volevo dire, l'ho detto. Ciao, Inter.